Siamo con Daniela Barbieri, speleologa campobassana, che ha partecipato qualche mese fa ad una spedizione in Groenlandia. Lei prima raccontava, io ho iniziato nel Matese, ad andare nelle grotte del Matese. Come è cominciata quindi questa passione? Esattamente così, ho iniziato con l'associazione Speleologi Molisani, la quale organizza appunto questi corsi di introduzione alla speleologia, incuriosita appunto da quella che è la mia terra e quindi anche dalle profondità che essa cela, ho partecipato a questo corso ancora ventenne e ho scoperto un mondo completamente nuovo di sotterraneo, appunto di grotte profondissime, bellissime, un mondo appunto da scoprire che cela delle peculiarità che qui insomma, non siamo capaci di vedere tutti i giorni, ecco, sulla superficie terrena. Qual è stato poi il suo percorso dopo gli studi a Campobasso? Come ha continuato? La curiosità mi ha portato ad andare sempre in giro nelle varie regioni d'Italia ad esplorare, comunque conoscere queste grotte, finché con l'associazione della Venta ho partecipato ad alcune spedizioni del Venezuela, del Peruvio venezuelano, quindi queste grotte antichissime, fino alla Groenlandia e poi arrivare a far sì che questo diventasse un lavoro, tant'è che con nel tempo ci siamo specializzati nel lavoro logistico per truppe di documentari in grotte in giro per il mondo, fino ad arrivare poi, ecco, ai corsi per gli astronauti a cui partecipiamo come supporto tecnico logistico. L'ultimo è stato in Slovenia ad ottobre. In Groenlandia qual è stato il vostro lavoro? Il nostro lavoro è stato quello di esplorare questi mulini glaciali, queste grotte profonde che si creano nella calotta glaciale e di campionare quella che è la vita batterica, cianobatterica, appunto di alghe che si trova sulla superficie, nelle profondità del ghiacciaio, supportando appunto degli scienziati di università inglesi. E quindi appunto il supporto logistico e tecnico, l'esplorazione attraverso droni, quindi test di droni capaci di esplorare in grotta, quindi di volare nelle grotte in ambienti ristretti e appunto altri sondaggi per conoscere le profondità appunto del ghiacciaio. Anche perché la conoscenza delle profondità consente di sapere anche qualcosa di più sulla storia della Terra. Esattamente così, dal punto di vista microbiologico, essendo questo mondo tutto da scoprire, cioè da darci tantissime informazioni ancora, e soprattutto ci si sta appunto concentrando su quello che si trova in profondità negli ultimi anni. Si parla di Groenlandia, è impossibile non parlare dello scioglimento dei ghiacciai. Questo è stato l'anno in cui probabilmente la tutela dell'ambiente è stato posto in maniera più forte. Il Time ha dichiarato Greta Thunberg il personaggio dell'anno. Se l'uomo non tutela il proprio ambiente, che cosa rischia? Rischia chiaramente di compromettere la sua esistenza, l'agio che abbiamo, di cui tutti quanti noi godiamo al momento, e quindi di avere scarso accesso alle risorse, come quelle acquifere, che sono quelle fondamentali per la nostra vita, e di mancare di rispetto alle generazioni future, quindi togliendo loro quello che noi abbiamo trovato. E quindi è importantissimo ridurre al massimo il nostro impatto. Quando andiamo in spedizione ne portiamo via tutto, anche qualsiasi rifiuto nostro organico viene portato via, seguiamo dei protocolli ristrettissimi anche per calpestare il terreno, si pesta sempre negli stessi punti, negli stessi passaggi, e portiamo via tutto, ma proprio tutto. Bisogna cambiare appunto stile di vita ed essere molto attenti, ricercare ma senza contaminare, senza impattare troppo su questo ambiente così delicato che ci ospita. Io la ringrazio e auguri per le sue prossime missioni. Grazie mille.